credimi, morbida, più morbida di te. Che c'è, Lessi? Fermo, Paul.
Qui c'è passato anche un giaguaro. Ha delle brutte ferite. Chi gliele ha fatte, il coguaro o il giaguaro? Lessi non ha voluto che tu sparassi a quel coguaro e abbiamo già le prove che è il giaguaro a uccidere. Vuole che tu la segua. E non nella direzione del coguaro, Scott. Senti, tu riporta Jason al ranch. Io andrò con Lessi. Possiamo seguire il giaguaro finché la pista è fresca. State attenti. Vai. Lessi? Troviamo quel giaguaro, bella. Il dottore sta arrivando, Billy. Jason sta proprio male. Oh, vedrai che il dottore lo rimetterà in sesto. Siamo stati insieme tanto tempo. Non so cosa farei senza di lui. Billy. Aspetterò io il dottore. Forse Lessi e Turner avranno bisogno d'aiuto. Comunque sia, cerca di stare attento. Su, vai. Grazie. Sono partito in direzione delle montagne. Dovresti incontrare il signor Turner da quelle parti. Bene. Lo prenderemo, Jason. Te lo prometto. Prendi il mio cavallo, è già pronto là fuori. Sì, signore. Ehi, Billy. In bocca al lupo. Buono, stella cadente. Ho una cosa molto importante da fare. Tornerò presto.
Trovato niente? No, ma stiamo seguendo una pista fresca. E Jason? Sempre uguale. Il dottore dovrebbe arrivare a momenti. Il signor Denning pensa che lo salverà. Ne sono sicuro. Va bene se vengo con voi? Sì, ci contavo. Credo che lei e lei si capiate più di chiunque altro. Quello è Stella Cadente.
Lessi, andiamo. Un colpo perfetto, Billy. Lei si sta bene? Sì, sta bene. Benissimo. Ma credo proprio che non dimenticherà questa giornata. Jason si sta rimettendo. Ancora un paio di giorni e sarà come prima. Sei pronta a partire, Bella? A Stella Cadente a Jason mancherà sicuramente. E anche a me. Credo che lei sappia, Turner, quello che provo pensando a ciò che lei e Lessi avete fatto. Siamo felici di averti aiutato. I calcoli ti sono chiari, Paul? Sarà sempre un po' dura. Quel contratto è la soluzione migliore. Tu pagherai i materiali per gli abbeveratoi e le recinzioni e noi ci occuperemo del resto. Scott, ti sono grato di ciò che hai fatto. Forse tra pochi mesi potrò avere nuove prospettive. Lo spero davvero. E per qualsiasi cosa chiamami, eh? Lo farò. Grazie. E grazie anche a te, Lessi. Sei davvero fenomenale. Arrivederci, Bella. Vieni a trovarci qualche volta, eh? Stai bene, Billy? Certamente. Penso che staremo tutti benissimo ora, Tar. Bene, Paul. Andiamo, Lessi. Credimi, mordi da più, mordi da più.
Torno subito, Lessi. Avanti. Grazie di essere venuto, Cory. Ho un piccolo problema e spero che tu possa aiutarmi. Sì, signore. Alla stazione di Cascade c'è una guardia forestale. West Reed. So che tu lo conosci molto bene. Era nella mia squadra estiva qualche anno fa. L'ho chiesto fosse preso in pianta stabile. Un bravo ragazzo. E svolge un ottimo lavoro. È uno degli elementi migliori. Fra poco dovrebbe diventare assistente ranger. E se lo merita. Sì, lo credo anch'io. E questo è il punto. C'è una sua richiesta di trasferimento. Non vuole più stare nella foresta e chiede di lavorare in ufficio. Non me l'aspettavo da Wes. E spiega perché? No. Ma non è difficile da indovinare. Si è sposato poco tempo fa. Ah, già ero invitato al matrimonio. Ma non ci andai. Mi capitò di partire all'improvviso. Questo non è un caso isolato, come tu sai, Cory. Capita spesso. E di solito accetto queste richieste. Non amo intromettermi, capisci, no? Sì, certo. Ma in questo caso ti dovresti intromettere tu per me. Come dicevi, è un ottimo elemento. Ha raggiunto il sesto grado. Sta facendo una rapida carriera e può arrivare molto in alto. Se si chiude in ufficio adesso, non avrà più molte speranze. Tu che ne dici? Solo una cosa. Cioè? Quando parto? Vieni, Lessi. Ciao, Cory. Mi avevano detto che stavi arrivando. È un piacere rivederti, Wes. Ciao, Lessi. Come stai, bella? Come mai sei qui? Ah, devo risolvere un certo problema. È scatenato un pandemonio al comando. Con una richiesta di trasferimento. Ne ricevono tante. Già, ma in questo caso... Ann! Ann, questo è Cory Stewart. Cory, mia moglie Ann. Piacere, signora Reed. Molto lieta. E questa è Lessi. È la prima donna che vedo da settimane. È magnifica. Sì, piace anche a me. Wes, c'è del caffè in casa. Immagino che abbiate molte cose da dirvi. Io torno ai miei doveri di brava mogliettina. Andiamo, Lessi, vieni ad aiutarmi. Stenderemo insieme il bucato. Su, dalle una mano. Sei stato proprio fortunato. Andiamo a prendere il caffè. Grazie tante, Lessi. Mi spiace, Cory, ma non cambierò idea. Voglio il trasferimento. Wes, capisco che hai dei motivi personali e io li rispetto, ma... vorrei che ci pensassi un po'. Allora non hai capito. Ah, sì, invece. È già successo a molti prima di te. Spiegati. Ami il tuo lavoro e lo fai bene. Anzi, lo fai sempre meglio. Annie sarà fiera di te. Se hai qualcosa da dirmi, Cory, perché non arrivi al sodo? Va bene, hai ragione. Questa non è una vita facile per una donna. Qualunque donna. E ci vuole un po' di tempo per riuscire ad abituarsi.
Corri, ma io non voglio perderla. Lei è la cosa migliore di tutta la mia vita. Ci siamo conosciuti a San Francisco un anno fa, nella bella, vivace e rumorosa San Francisco. Lei è nata e cresciuta laggiù, Corri. Teatri, concerti e tutto il resto. Poi ci siamo sposati e io l'ho portata a Cascade. Non c'è neanche il telefono. Il nostro unico modo di comunicare è attraverso l'impianto radio della Forestale. Ma lei sapeva che lavoro facevi, no? Ma certo, sì. Non devi fraintendermi, Corri. Non mi sembra che si senta sola. Lei adora tutto questo, la bellezza, la tranquillità. Ma non so per quanto tempo ce la farà a resistere. Pensa che non riuscirà a far parte del mio mondo. Lei ha paura, Corri. Solo paura. Ben! Va tutto bene, Ben. Tutto bene. È bella, Lessie. Brava. Tutto bene, signora Reed? Mi dispiace, signor Stewart. Ma ho avuto paura. Non deve scusarsi, signora. KMS 56, rispondete per favore, qui è la centrale. Centrale, qui KMS 56, ascolto. Wes, sono McMahon. È scoppiato un incendio a Spruce Canyon, vicino a River Bend. Bene, Mac, vado subito. KMS 56, chiudo. Tesoro. Non ti preoccupare, Wes. È meglio che venga anch'io con te. Stai tranquilla, torneremo appena possibile. Le lascio, Lessie. Così non le mancherà la compagnia. Fai in fretta, Wes. Ci preparerai una di quelle tue torte al limone? Certo, Wes. Adesso è meglio che tu vada. Ma stai tranquillo, davvero. KMS 56, qui Red Hawk. Rispondete per favore. KMS 56, qui Red Hawk. Rispondete per favore. KMS 56, mi sentite? KMS 56. KMS 56. Signora Reed, sono Bill Dayton da Red Hawk. C'è Wesley? No, è stato chiamato per un incendio. A Spruce Canyon. Mi può sentire bene? La sento molto lontana, ma riesco a capire. Già. Il mio segnale è molto debole. Problemi di potenza. Lei potrebbe trasmettere un messaggio da parte mia? Farò il possibile. Qui vicino, stamattina, un orso ha attaccato un paio di cacciatori. L'hanno ferito, ma è scappato via. Io cercherò di ritrovarlo, ma nel frattempo lei dovrebbe chiamare il comando e chiedere che mandino quassù degli esperti. Ha capito tutto? Chiamo la centrale, ho capito. Lo farò immediatamente. Bene, grazie. Credo che chiudo. Thank you.
KMS-56. KMS-56, qui Red Oak. KMS-56, qui Red Oak. Rispondete. Rispondete, vi prego. Qui Red Oak, mi sentite? Rispondete, vi prego. Red Oak, qui KMS-56, sono in ascolto. Signora Reed, ho bisogno di aiuto. Quell'orso ferito mi ha attaccato. Mi sente? Sì, ho capito, vada avanti. Io... mi serve un dottore. KMS-56 a centrale. KMS-56 a centrale, è urgente. Centrale a KMS-56, siamo in ascolto. Sono Anna Reed. Ho appena parlato con Red Oak. Bill Dayton è stato ferito da un orso e ha bisogno d'aiuto. Un momento. Mandate subito un dottore alla stazione di Red Oak. Signora Reed? Sono ancora qui. I soccorsi stanno già partendo, ma ci vorranno almeno 2 ore da qui. Lei ha una macchina? Sì, Cory l'ha lasciata qui. Red Oak è a 20 minuti dalla sua stazione. Sì, questo lo so. Dovrebbe andare lì più presto che può. E faccia tutto il possibile finché non arriva il dottore. Signora Reed, mi sente? Sì. Può partire immediatamente? Sì. Dica a Dayton che il dottore sta per arrivare. Buona fortuna. Qui centrale, chiuda. Signor Dayton! Signor Dayton! Signor Dayton, sono Anna Reed! Deve aprirmi! Ho paura che sia una brutta ferita, sai, Lessi?
difficile. È fuori. Mi è caduto per terra. Signora Reed. Certo che glielo dirò, Mac. Sì, è stata magnifica. KMS-56, chiudo. Bill Dayton guarirà presto, grazie a te. Mi è sembrato di vivere in un incubo, come fossi un'altra persona. E invece eri proprio tu. È riuscita a vincere la paura, è questo quello che conta. Ricominciamo da capo, Wes. E questa volta ci riuscirò. Ne sono sicuro. Dobbiamo andare a strappare una richiesta di trasferimento. Andiamo, Bella. Sistemerò io giù alla centrale. Grazie, Cory. Mi dispiace, ma non ho avuto il tempo di fare la torta. Tornerà a mangiarla, Cory? Ci conti. Arrivederci, Lessie. Su, Lessie.
Corey, benvenuto in città. Sono contento di rivederti, Jim. Già, un buon viaggio? Ottimo. Ma per Lessie è stata dura, una settimana fra aerei, alberghi e conferenze. Bel divertimento. Sì, davvero. Ho tutte quelle informazioni che volevi, mappe, documenti, classificazioni geologiche, eccetera. Salta su, Lessie. Sapevo di poter contare su di te, Jim. Ci servono idee nuove per i nostri centri di informazione. Io e la mia famiglia saremo in prima fila quando aprirete. È un ottimo sistema per far conoscere le foreste nazionali. Quanti centri pensava di costruire il dipartimento, Corey? Ne vorremmo almeno uno per regione. Queste tue ricerche, Jim, mi evitano un sacco di lavoro. La forestale ci ha sempre aiutato a realizzare le nostre mostre. Era ora che contraccambiassimo il favore. A oggi l'ala principale del museo è chiusa per dei lavori. Potremmo dare un'occhiata a quei rapporti in santa pace. Sta qui, Lessie, torniamo subito. Hai fatto un ottimo lavoro, Jim. È il mio campo questo. Vieni, Lessie. Questa volta puoi entrare. Sai, Corey, questo nuovo progetto te lo invidio.
preistorica, Alessi. Non ce ne sono più in giro. Meno male. Neanche Alessi ce la poteva fare contro quella... Andiamo, bella. Eccoci. Alessi, resta qui. Potremmo cominciare dalle mappe generali, tanto per avere un'idea. In ogni centro dovrebbe essere presente la fauna relativa a quella zona. Che starà succedendo di là? Ah,
Accidenti, adesso ho capito. Non ti farò male, ma questo non è un posto per i piccioni vivi. Vieni, stai calmo. Ecco, vieni, andiamo. Stai buono adesso, buono. Se ti vuoi cercare un amico, d'ora in poi fallo fuori da qui, vai. Cosa c'è, bella? Vuoi tenere d'occhio il tuo amico pennuto? Va bene, vai pure. Ma non cercare di riportarlo dentro, eh? Pensato che un cane e un piccione potessero essere tanto amici. Lessi a casa. La città non è adatta per lei. Eccolo lì. Un nuovo amico, eh? Quei discorsi sulle analisi geologiche e le mappe devono essere stati veramente troppo per lei. Andiamo, Lessi. Ancora una tappa e poi saremo a casa. Questi pozzi di catrame sono molto pericolosi. Allora dovrò avvertire Lessi di non oltrepassare assolutamente il recinto. Alcuni tra i più importanti ritrovamenti preistorici sono stati effettuati proprio qui. Ecco l'antico. E il moderno. Ah, davvero interessante. Da questa parte c'è il pozzo più grande. Ancora attivo e pericoloso. Come le sabbie mobili, eh? In questi pozzi hanno perso la vita migliaia di animali preistorici e i resti sono rimasti intatti per secoli. Da lì dentro non si esce. Meno senza aiuto.
Dobbiamo sbrigarci. Tu devi prendere l'aereo. Hai ragione. Non staremo via molto, Lessi. Il tempo di vedere qualche altro disegno e torno. Ho finito, Lessi. Torniamo a casa. Sai, se non fosse impossibile, direi che quel piccione è venuto a salutare Lessi. E io che conosco Lessi, ti dico che lei sicuramente lo sta salutando. Nella lingua dei piccioni, immagino.
Andiamo, Lessi. Vieni.